sono stato anche spettatore, almeno in qualche modo, di alcune cose. Una mattina... Sì. Allora, una mattina del mese di ottobre del 1943, padre Paolo Caresana, parroco allora di questa parrocchia di Santa Maria in Valdicella, mentre si dirigeva verso la porta d'uscita della chiesa, dalla chiesa nuova, Santa Maria in Valdicella, vide un uomo impaurito nascondersi dietro la porta. Capì, o gli fu detto, che i tedeschi, che allora occupavano Roma, bloccati il corso Vittorio, con Per Emanuele, che andava dalla chiesa, stavano facendo un rastrellamento, un guaio per tutti, ma per gli ebrei un pericolo di morte. Ebreo... Il
microfono. Allora dobbiamo... Posso... Le volte che lei qua... Posso inserirlo qua e farlo salire un po' più in alto. So that's, you know, how old he is. So he's 88 years of age. That's a 65 years ago. He was, you know, 23 years old. Di qua? Sì, ho detto di qua. Però... Make sure that... Like this. Così, così non distruggo niente. Sì. Is it clear? Yeah. Ok, good. Se non così mi viene più vicino verso di qua, poco a poco. Ok. That's running. I have that always running the preliminary final stuff as well. Take a peek. Sì. We thank him very much for the time he gives us. Yeah. To him. Can I have a copy of the article? Yeah, we need to start with the video. And I need somebody to translate. This is the story of what of how they to see the end. This is. It was a system Keanu was looking for, so he wrote this article. Yes. And, so he would like to tie in the see whether or not the order came from the Vatican. The order where they said we want you to open the doors. Okay. How this was it delivered by word of mouth? Was it a message that was written? Okay. Things like this. Because there was secrecy that had to be maintained, very important. So we want to establish, we can establish the secrecy of this, for example, with Monsignor Farofino in France, you get an encrypted telegram. Mm-hmm. And he would have to decipher, and then he would drive the nuncio around to see General Trujillo. Okay. This happened two times a year sometimes, to request visas for the boat loads to come in. This is very, very significant, because nobody knows about these things. No. Nobody knows. They know that churches would save Jews during the war, but they don't know the specifics. Who fed them? The Apostolic Palace, how were they involved? So we want to try to extract that information. First, we want to thank you very, very much for seeing us this evening. La ringrazio molto per che lei si abbia preso il tempo per incontrarci. Sì, lei ringrazio molto per il tempo che ci dedica a questa intervista. Grazie a voi perché mi date l'occasione di dire delle cose molto, molto belle che restino anche nella memoria delle persone. Ask him how old is. Mi chiede quanti anni lei ha, se possiamo. Io ho 87 anni e sono venuto qui alla Chiesa Nuova che ne avevo 13 compiute nel 1934, quindi sono più di 70 anni che sono qui.
sempre almeno 8 mesi, e quando fui viceparroco nella nostra parrocchia della Garbatella, sennò sempre qui alla Chiesa Nuova, dove fate gli studi, e cioè, non studiavo qui, andavo all'università, al seminario e all'università. E quindi tutta la storia della Chiesa Nuova un po' la conosco. Ecco. E una cosa curiosa è che nel salvataggio, nel salvare gli ebrei, non è stata una cosa nuova, perché già San Filippo Neri, fondatore della nostra congregazione, si occupò spiritualmente degli ebrei. Scusi, e deve guardare sempre a me, sempre guardare a me, non a lui. Quindi se lei potrebbe ripetere questa frase che lei ha cominciato. Dico, io sono qui alla Chiesa Nuova dall'età di 13 anni compiuti, nel 1934. Qui ho fatto gli studi, cosa diventato prete, ordinato il 19, ordinato sacerdote, il 19 giugno del 1943. Ecco, ma San Filippo, fondatore della nostra congregazione, già si era occupato degli ebrei, della parte spirituale, della certa famiglia Corpus. E c'è tutta una bella storia, perché è stato molto delicato nella conversione di questi ebrei. Non ha premuto, ma ha cercato di portare, bisognerebbe aprire un capitolo molto bello della vita di San Filippo sui rapporti degli ebrei. E poi qui alla Chiesa Nuova avevamo, oltre ai padri, anche degli ospiti, tra i quali un sacerdote che insegnava al liceo, ginnasio liceo Visconti, un certo Don Primo Vannutelli, che era nipote dei cardinali Vannutelli, il quale cercava di avvicinare gli ebrei con una delicatezza curiosa. Diceva, ho piacere che gli ebrei leggono la Bibbia, l'Antico Testamento, nella loro lingua, e quindi faceva scuola d'ebraico a dei ragazzi ebrei. Qualche ebreo caritatevole si rivolgeva a lui per fare l'elemosina, e io ricordo che per Natale una famiglia ebrea regalava una balla di vestiti, di indumenti, e che morendo uno, un certo padre Fizzi, lasciò un'eredità che mai qualche migliaia di lire, che io andai a riscuotere, mi ricordo, i poveri. Questo Don Primo Vannutelli. Qualcuno durante la persecuzione si è fatto battezzare, però sempre è stato fatto con l'ego che è più facile, altri anche prima del pericolo della deportazione avevano chiesto di essere battezzati, cioè diventare cristiani, e lo furono senza alcuna pressione e dopo regolare preparazione. Eccolo qua, singolare premura squisitamente ecumenica, prima del tempo, cioè con lo sguardo ad altre religioni. L'iniziativa del nostro Don Primo Vannutelli di insegnare ai giovinetti ebrei la lingua ebraica fuori orario nella scuola Visconti, che possano leggere la Bibbia, l'Antico Testamento, nella loro lingua. Diceva, questa finezza di insegnare l'ebraico agli ebrei. Lui è prete cattolico. Okay. Quindi faccio la traduzione. So he said there are already a long tradition to help him and the Jewish people. So he said there was one priest who was a professor at the liceo here at the school, and so he teach the Jewish kids in Hebraic the Old Testament. So he gave lessons in Hebraic, and some of them. This was during the war. Yeah, wow. And before and during. Uh-huh. So, and some of them converted to Christianity, and some not. But they're always, and they try to help them. They try to give them lessons, and so that was.
During, yeah, well, I'm interested in focusing during the war, yeah, when the Germans were here and they okay were sheltering Jews here. Okay. How many were here that he knows of? How were they fed and so on? Okay. Yeah, okay. Quindi noi vogliamo sapere, durante la seconda guerra mondiale, durante? La seconda guerra mondiale, quindi in questo periodo, quanti ebrei c'erano qua in questa chiesa? E se magari lei sa anche qualche nome, ci potrebbe dire, non so, raccontare chi erano le persone che stavano qua. Dunque, intanto questo dottor medico delle carceri, Calò, il nome non è Carlo, è un altro. Poi un'altra famiglia, amica di Don Primo, quando lei era famiglia Bondi, furono poi ancora, furono fatte entrare, vediamo un po'. Alcune o forse molte famiglie ebree conoscevano Don Primo Vannutelli, perché per Natale la famiglia della Seta mandava a lui per i poveri una balla, un sacco di indumenti, e ricordo di aver visto un piccolo lascito per i poveri del signor Finzi, allora Bondi, Finzi, Calò. Ma torniamo al tempo triste della guerra. Un'altra famiglia, amica di Don Primo, era la famiglia Bondi. Furono puntini murati vivi, proprio i fratelli Bondi, in una camera che si apriva sulla scala a chiocciola che porta alle camere superiori di San Filippo. Furono fatte entrare e la porta fu murata, fu divelta una, ma conservata. Dunque, lasciate lì questa stanza. Furono fatte entrare, la porta fu murata, fu divelta ma conservata da mettere e levare una fermata davanti alla finestra, una ferratella davanti alla finestra. La sera i sepolti con una scala a pioli scendevano nel sottostante minuscolo cortiletto, si portavano nel corridoio dove potevano sgranchirsi le gambe e muoversi e respirare alla migliore. Ecco, in particolare uno dei fratelli Bondi ricordava quei giorni e veniva qui alla Chiesa Nuova dove volle che si sposasse uno dei suoi figli. Ecco, altri ebrei furono ospiti della Chiesa Nuova in questi tristi anni di guerra. Accenno soltanto a due, un anziano, così mi sembrava, allora professore di università, e un giovinetto che passava per mio nipote. Quindi alcuni, i Bondi, poi questo professore e poi un ragazzo che dovrebbe essere ancora vivo, io l'ho visto da allora soltanto una volta, che passava per mio nipote. Quindi se fossero venuti quegli ebrei e i tedeschi, guardi, non c'era pericolo almeno. Se non ricordo male, vennero almeno una volta, ma forse due, ma non fecero alcun male perché i tedeschi erano precisi, c'era scritto anche noi, perché il Papa aveva dato questo permesso di scrivere o proprietà dalla Santa Sede oppure insomma c'entrava il Vaticano, allora i tedeschi furono, no, qui non fecero niente. Non credo che domandassero soltanto quando non fate nessuno, però il pericolo... Non potevano entrare proprio? Eh? Non potevano entrare qui alla chiesa o perché era proprietà della Santa Sede? O... Potevano sì, insomma, entrare nel convento. In chiesa tutti vanno nel convento. Però ci fu un pericolo quando il famoso il 23-24 marzo del 44. Lì mi ricordo che padre Caresana, che era il superiore, disse: se vengono stanotte prenderanno via soltanto me. Quindi c'è stato il pericolo che fosse la Beatina, no?
quello fu un pericolo veramente grande, ecco. Ma quindi i tedeschi hanno fatto dei controlli, sono passati ma non sì. Potevano entrare? No, credo siano arrivati in portineria soltanto, dice io no. Quindi non ero, ero in casa, ma non so bene la storia, ma so che erano, quando hanno, vedevano che c'era questo decreto, questo documento, andavano via. Ok, quindi there were two Germans who knocked the door, who wanted to come in, but then they couldn't because it was a religious house, and so they couldn't enter. And he said it was no danger because they could, so they could hide on the people. How many were here? Was he able to, does he remember? Okay. Lei ci potrebbe dire quante persone, c'è un numero, erano qua durante questi anni? Beh, ne parlavi 4-5 perché i Bondi erano tre. Sì. Uno in camera mia, questo che passava mio nipote, c'ha 4, quel professore 5, ma credo 5-6 almeno 4-5, così. He says 5 or 6. Mm. 5 or 6 people. Yeah. During the war. Yeah, and one was sleeping in his room, and he said he was his nephew. It wasn't what he said it. Yeah. But now during the time the war did. E poi c'è questo, appunto il dottor Calò fu il re il primo, poi quelli che passava. Per mio nipote e in camera mia sì. E due, poi questo professore Vigilante e tre, i Bondi erano almeno due e sono 5, ma forse anche di più. Does he know if his community was instructed from the Vatican to please open their doors to well to save people if they came to the door? To welcome them in. Cioè, vogliamo sapere se la sua comunità è stata, diciamo, istruita dal Vaticano di accogliere questi ebrei o l'ho fatto per conto suo? È la stessa domanda che ha fatto Suore Marchione, non risulta che ha fatto questa richiesta, no? Non mi pare, anche delle altre cose che ho letto. Certamente sapevano perché la clausura dipende dai superiori, quindi ci sono state delle case, la clausura vuol dire che non possono entrare certe persone. Ora, nei libri che sono usciti su questa vicenda si parla, ma credo che, questo è il pensiero mio, ma credo la possiamo domandare alla Segreteria di Stato, ma non mi pare che c'è una richiesta esplicita. E il Papa sapeva naturalmente così, perché forse ne ha salvato anche lui lì dentro parecchi. So he said it wasn't an explicit request to hide them, but he said the Pope knew about this, and he said maybe the Pope himself hide some of the Jews. Yeah. But it wasn't that the Pope said you should hide them. Mm-hmm. Questi ci sono due o tre libri che parlano di anche di questa domanda, se la Santa Sede sapeva, pare di sì, perché tanto più che il Papa Pio XII era molto preciso, era molto, sì, questo è vero. Quelli che hanno fatto molto sono le suore iperagostiniane che stanno vicino a San Giovanni in Laterano, hanno salvato tanta gente. Poi chi ha salvato importante sono quelli di Don Orione, la parrocchia di Ogni Santi. C'era un articolo pochi giorni fa, appunto, sui famosi giusti di Israele, mi pare si chiamano. Insomma, c'è tante parecchi libri che parlano seriamente di questa faccenda qua.
We do have sisters at San Giovanni Laterano who saved a lot of the of chi potrebbe sapere tante cose e gliele sa e appunto questa suora Marchionni che è italo-americana. Yeah, they had 114 in his, yeah. But does he have any knowledge of if the for example food and everything, but they really may not have had the need here, but because they had very few people. Mm-hmm. But if the Vatican, if you know, they would receive supplies, and if they would get some of these supplies from the Vatican. So, vogliamo sapere se lei sa se il Vaticano ha mandato un po' di cibo per questi eventi. No. Cioè in questa comunità. Non credo, perché il primo credo a fare a sentire le resistenze dalla guerra proprio il Vaticano. Proprio credo che anche Pio XII, non so quanto mangiasse, aveva ridotto perché Monsignor Montini anche lui credo non mandava perché non aveva. Piuttosto uno dei padri qui andò sotto le bombe a comprare le patate in Abruzzo col pericolo di quello, no, ecco, si cercava di in qualche modo di ecco, per gli ebrei. Ricordo io che credo che da casa loro ottenevano oltre il cibo che davamo noi, forse, non so bene, ma insomma il Vaticano non ci mandava la roba, non ce l'aveva. Quindi the Vatican didn't save any food and because they haven't any food themselves. Era questa leggendaria la faccenda che un padre col camion andava a comprare le patate i bombardamenti andavano così, per dire c'era anche questa difficoltà, ma per il cibo ho l'impressione che quei ricoverati un po' provvedessero, beh, era la casa che provvedeva, ma che forse anche da casa loro ottenevano, suppongo, perché non so se fossero ricchi o poveri, ma comunque. So he said their own families from these Jewish families over there, they gave them also food. And there were some priests who were going out with the truck and tried to find food and during the war. So, but the Vatican didn't give them. I don't know what else I can ask them, because they really didn't have anybody here at very small. Yeah, very few people. Yeah. Does he know of any other, he talked about the Lateran, the sisters, any other convents or rectories or in Rome at the time that were sheltering Jews that you may have heard about? He said the Lateran and then Don Orione was. Lei sa per caso, lei ci ha detto le suore agostiniane. Non capito. Lei ha detto le suore agostiniane che hanno nascosto. Credo. Poi Don Orione, ma c'erano anche qualcun altro. Tanti. A Roma parecchi, sì. Lì basta prendere uno di questi libri, di uno si chiama Gaeta, un altro si chiama Fai i figli. Sono dei libri. Sa, dopo potreste avere una bella lista dei libri dalla libreria Coletti. Sì. Lei non sa niente, così potrebbe raccontare un pochino. Ci potrebbe raccontare qui chi erano queste persone, se c'era qualcun altro. Mi ha detto, uno passava per mio nipote, sì, poi sì. Altri i Bondi, eccetera. Erano un po' di persone così. Ma lei sa, quegli altri conventi, chi erano? Mi potrebbe dare alcuni nomi? O no. Non lo sa? La famiglia Bondi? Bondi, tutto attaccato. Sì, ma io sto parlando di altre comunità che hanno nascosto, perché lei ha detto le sono parecchi, basta prendere uno dei libri per sapere questi libri. Io vi indicherei la libreria Coletti.
costruire via della conciliazione, che c'è una lei, una si chiama fai figli, una donna, non è che qua, l'altro mi pare che sia gay, dice i conventi, c'è una letteratura di, potete segnare Librerio Poletti o uno altro, ma a questi io sono amici miei, quindi li conosco così. Libri sono tanti, tanti, tre o quattro di certo. Ogni tanto c'è il riconoscimento di queste famiglie, di questi che vengono i giusti di Israele, no? Sì. E poi l'Avvenire, il giornale Avvenire, per qualche tempo ha pubblicato delle lettere della, ecco, questo è una, interessante, ripescare tra gli articoli dell'Avvenire queste lettere, c'è non anche mia, che quelli che sto dicendo, però ecco, no, c'è tutta una letteratura molto bella, molto precisa. Uno per esempio degli ultimi numeri di 30 giorni, una rivista di Andreotti, parla appunto delle suore che stanno lì verso San Giovanni. Una cosa che vorrei sapere, da queste famiglie, da queste famiglie che erano qua, dopo la guerra, c'era qualche riconoscimento? Qualcuno sì, come i Bondi per esempio, si sono mantenuti fedeli a Chiesa Nuova, un figlio di questa famiglia ha sposato e ha voluto, insomma, ha scelto qui, matrimonio misto, cioè cattolico e sì, dopo non se ne è parlato molto, però riconoscono che hanno avuto questo beneficio, sì, non si è conservato, che sappia io, anche perché la gente muore, ma sì, si è conservato, infatti è uscito tutta una bella serie di libri, di articoli su questo fatto qui, questo è vero, loro lo riconoscono, sì. Quello che ha fatto anche il Papa affinché non fossero portati via, famoso mi pare il 16 ottobre del 43, quando il Papa aggiunse quelli che mancava dell'oro, perché avevano chiesto non so quanto i tedeschi, avevano chiesto dei soldi, allora. Ma ripeto, su questo sono dei libri anche molto seri, su questo, se no, sono libri anche non voluminosi, ma ricchi di idee. Fate bene, finché siamo vivi, di ripescare questi testimoni che siamo stati, perché dopo chi ne parla più? I asked them about after the World War II, if the families did something, and he said yeah, they were very glad to that they but they didn't talk much about it, so it was like a secret, but they didn't talk much. Quelli che vi suggerisco appunto questi libri seri che parlano di queste cose qui, perché per scrivere hanno chiesto, e per sapere quali sono questi libri io vi consiglierei la libreria, ripeto, Coletti, che sta all'inizio di via della Conciliazione. Coletti lo conosco dalla casa editrice e la libreria. Se avete altre cose ditemelo, io sono pronto. Thank him very much for his time. Avete parlato con le suore di via delle Botteghe Oscure, no? So, did you talk with the sisters from the Botteghe Oscure? Dove c'era suora da Marchione, no? Sì. Marchione, lui sta in America, però è di quell'istituto. Yes. She's a good friend. I speak to her regularly. Okay.
è un'amica sua, quindi si conoscono molto bene, quindi lei ha... All right, so we just thank him very, very much for. Quindi grazie tanto per questa intervista. Non so cosa venga fuori, ma queste sono quelle cose che io ricordo. Ma ripeto, c'è tutta una produzione libraria su questi fatti qua. Va bene. Bene, grazie. Lasciatemi un po' l'indirizzo vostro, sì. Anche al suo. Io vi do la cartolina. Sì. Magari ve lo scrivo un po' più grande, così vedo. Scusami, molto. Non so se è stato utile o no. I don't know, I'll see what I'll let Yano look. Is that all the other ones? Yes, yes, of course it is. Perché sempre meglio avere qualcuno che l'ha vissuto, una persona, invece di...